E adesso questo interessante articolo dedicato alla stupenda Natasha Stefanenko e al marito Luca Sabbioni, e leggiamo direttamente dalla rivista Vero. Ha un bel fisico e ha anche un gran cervello. Sì, perché forse non tutti sanno che Natasha Stefanenko, conduttrice, russa naturalizzata italiana, è un ingegnere. La TAP, che presenta le lezioni sul progresso, 10 appuntamenti in scena al Teatro Palladium di Roma organizzati dalla Fondazione Telecom Italia a favore della divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, si racconta a Vero. Natasha Stefanenko racconta la sua vita. Natasha Stefanenko, qual è l'obiettivo di queste lezioni di progresso? Coinvolgere il più possibile le nuove generazioni sui temi scientifici. Sono stata coinvolta in questa iniziativa perché in quanto personaggio dello spettacolo posso farmi interprete di dubbi e curiosità del pubblico presente e chiederli all'esperto. Insomma, le lezioni non sono il monologo di uno scienziato, che parla per un'ora e mezza, ma un confronto, un dibattito. Natasha Stefanenko, il pubblico in che modo risponde? In sala c'è il silenzio, segno di un forte interesse per i temi trattati. Personalmente non sono entusiasta di questa iniziativa, perché credo sia molto utile. Dobbiamo spiegare la scienza con un linguaggio diverso, con un approccio alla portata di tutti. Natasha Stefanenko, cosa ti affascina di più? Questo: la scienza copia la natura. Mi affascina anche la possibilità che, chissà, magari in un prossimo futuro, i robot aiuteranno le persone anziane sole in casa e tutti noi con le faccende domestiche. Ti sei laureata a Mosca in ingegneria metallurgica, ma hai fatto carriera nello spettacolo. Subito dopo la laurea la vita mi ha catapultato in un'altra dimensione. Mi sono trovata in un altro mondo, ha vinto il concorso The Look of the Year di Mosca. Sono casi della vita, coincidenze, cose che non ti aspetti. La vita mi ha dato un'opportunità e l'ho presa al volo, ma non immaginavo che sarei diventata modella e presentatrice. Natasha Stefanenko, studiare all'università in qualche modo ti ha cambiato la vita? È stata un'esperienza formativa fondamentale. Al di là del bagaglio culturale, lo studio ti permette di apprendere più velocemente qualsiasi informazione, ti apre la mente. Penso che tutti dovrebbero avere la possibilità di studiare anche se poi faranno una professione diversa dal percorso di studi che hanno svolto. Hai dei rimpianti per non avere fatto l'ingegnere? Sono felicissima così perché la vita mi ha dato tanto. Se mi guardo indietro vedo una vita molto interessante, una vita che mi ha permesso di conoscere diverse persone stupende, grazie anche al mio lavoro nello spettacolo. Che scuola fa tua figlia Sasha? Studia al liceo scientifico, fa il secondo anno, non l'aiuto mai perché per lei è quasi una mancanza di rispetto, fin da piccolo ho sempre detto di non aiutarla e di non controllarla, come se volesse chiedermi fiducia e dirmi, con il suo atteggiamento, mamma fidati di me, studierò tutto quello che bisogna studiare e farò tutto il possibile.